E anche oggi affronteremo i soliti discorsi, quindi prima notazione. Poi significato geometrico. E adesso qui geometrico fa, insomma, sarà un po' al limite perché siamo in R4, quindi diciamo più che significato geometrico sarà un significato fisico. Poi ci sarà definizione, che non daremo se non per grandi linee. E infine tecniche di calcolo. Tecniche di calcolo, vedremo intanto le formule di riduzione, che sono quelle che io chiamo 3 uguale 1 più 1 più 1, 3 uguale 2 più 1 e 3 uguale 1 più 2. Queste sono le formule di riduzione e poi vedremo l'uso di cambi di coordinate. Questo è più o meno il piano di quello che vedremo oggi, in parte domani sugli integrali tripli, poi domani vedremo anche altre cose. Allora, iniziamo con le cose tranquillissime, la notazione. Notazione, vabbè, come vi potete immaginare, adesso avremo un insieme A contenuto in R3 limitato, e questa sarà la zona di integrazione. Quindi questa volta l'insieme su cui si integra è un sottoinsieme dello spazio, e avremo una funzione F definita su A a valore in R, e questa limitata anche lei, limitata, e questa sarà l'integranda. E l'oggetto che andiamo a studiare è questo qua. L'oggetto che andiamo a studiare è questo è l'integrale triplo sull'insieme A della funzione f, e ovviamente ora, essendo un integrale triplo, si scrive dx, dy, dz. O più semplicemente, altre volte si indicherà semplicemente così. Se uno non ha voglia di scrivere i tre integrali, può non farlo, tanto si capisce che è triplo da tanti elementi, ad esempio dal fatto che la funzione dipende da tre variabili e l'insieme A è contenuto in R3. Questa è la notazione, sostanzialmente niente da dire. Allora, significato geometrico. Significato geometrico, capite che qui comincia a diventare, significato geometrico. E capite che qui comincia a diventare delicato. È delicato perché il grafico di F, è contenuto in R4. Quindi, cosa vi dicevo quando c'era l'integrale doppio? L'integrale doppio vi dicevo che era il volume della parte di spazio compresa tra il grafico di una funzione di due variabili e il piano base xy. Adesso cosa dovrei dirvi? Per essere coerente dovrei dirvi che l'integrale triplo è l'ipervolume della parte di R4 compresa tra il grafico di F e lo spazio base XYZ. Capite che la vostra intuizione non è che abbia avuto un aiuto da questa visione geometrica qua. Quindi cerchiamo di dare un significato fisico anziché geometrico all'integrale. Pensiamo a questa cosa qua. Pensiamo che il sottoinsieme A di R3
quindi qui abbiamo x, qui abbiamo y, qui abbiamo z, e poi l'insieme A, è diciamo un solido contenuto in R3. Adesso pensiamo per un attimo che la funzione f di x, y, z sia maggiore di 0 in A. Quindi pensiamo al caso di un'integranda positiva. E pensiamo a f, pensiamo che f rappresenti la densità del materiale, il peso specifico se volete, del materiale di cui è composto A. E supponiamo di voler calcolare, il peso di A. Voglio dirvi, insomma, calcolare il peso di una certa, di un certo corpo è facile se il corpo è omogeneo, cioè se è fatto tutto dallo stesso materiale. Perché cosa fate? Il peso che cos'è? È il volume moltiplicato il peso specifico. Questo se è fatto di un materiale omogeneo. Però non c'è ragione per cui un corpo deve essere fatto di un materiale omogeneo, perché se è una montagna di sicuro non è fatta di materiale omogeneo. Quindi, in ogni punto, possiamo pensare che la densità vari da punto a punto. E la funzione f dice nel punto x, y, z del corpo la densità del materiale che lo compone in quel punto. Allora, come si fa in questo caso a calcolare il volume? Il peso. Allora, il calcolo è semplice, abbiamo detto. Se A è un solido, diciamo, semplice, ad esempio un parallelepipedo, e la densità è costante. Tipo se voi avete un bel blocco di un materiale omogeneo, allora voi cosa dite? Peso è uguale volume per peso specifico, o densità, che è la stessa cosa. E il volume lo calcolate perché ci sono le formule classiche, cioè un volume è facile per il parallelepipedo, e questa è una costante, cioè un numero. Quindi in questo caso il problema ha una soluzione sostanzialmente immediata. Qual è un altro caso in cui il problema è particolarmente semplice? Il problema è particolarmente semplice se il vostro corpo è l'unione di tanti sottocorpi, diciamo come questo, è fatto da tanti mattoni, anche diversi, ciascuno però omogeneo al suo interno. Quindi caso semifacile. Il corpo è costituito da tanti mattoni
a forma di parallelepipedo, magari diversi gli uni dagli altri, diversi gli uni dagli altri, ma omogenei, ma ciascuno omogeneo. D'accordo, quindi il corpo è stato fatto unendo tanti mattoni, magari di materiali diversi, come la cupola del Pantheon, ma i mattoni più in basso sono di materiale più pesante, man mano che si va verso l'alto sono di materiale più leggero, ma voi come fate a fare il peso in questo caso? Sommate il peso dei singoli mattoni, quindi peso totale uguale somma del peso dei singoli mattoni. E ciascuno di questi si calcola come prima. Ecco, ma in generale adesso, se adesso il corpo ha una forma bruttissima ed è fatto di un materiale così brutto da variare la sua densità da punto a punto, voi cosa fate? Allora, il peso esatto magari lì per lì è difficile ottenerlo, però è abbastanza facile ottenere una stima dall'alto e dal basso del peso del corpo. Si può ottenere una stima dall'alto cosa vuol dire? Per eccesso. Una stima dall'alto del peso del corpo, immaginandolo suddiviso in tanti sottocorpi, diciamo, a forma di parallelepipedo magari. Questa è la situazione, questo è il corpo generale che uno ha, immagina di dividerlo in tanti sottoparallelepipedi piccoli, poi ne mette un altro sotto qui. Dite cosa voglio fare, voglio immaginarlo diviso in tanti, anche cubetti se volete, in tanti cubetti, e supponendo la densità costante in ciascun mattone. Cioè, io non sto dicendo che all'interno di ogni mattone la densità è costante, però dico, se io voglio una stima dall'alto del peso del corpo, voi cosa fate? Dite, ma facciamo finta che qui sia costante. E come diamo il valore della costante? Facciamo in maniera che sia più grande della densità in tutti i punti di questo parallelepipedo. Densità costante in ciascun mattone. Allora, in questo modo, allo stesso modo si ottiene una stima dal basso. Allo stesso modo si ottiene una stima dal basso. Cioè, cosa faccio? Divido ancora i mattoni e in ogni mattone faccio finta che la densità sia costante. Costante a che valore? Con un valore minore della densità in tutti i punti del singolo mattoncino. Allora, in questo modo qui, pensate che si possa ottenere una buona stima del peso del corpo? Sì, pur di prendere la suddivisione abbastanza fitta. Si può immaginare, può immaginare
che usando una suddivisione abbastanza fitta, usando una suddivisione abbastanza fitta, otteniamo una buona stima del peso. Otteniamo una buona stima del peso. E allora, se ci pensate bene, cosa stiamo facendo? Cosa abbiamo fatto qua? Abbiamo fatto lo stesso ragionamento che avevamo fatto la scorsa settimana per dare la definizione di integrale. Cioè, il caso banale, la volta scorsa che cos'era? L'insieme è un rettangolo e la funzione è costante. E adesso il caso banale qual è? L'insieme è un parallelepipedo e la funzione è costante nel parallelepipedo. Quindi i mattoni sono i casi banali della costruzione dell'integrale. Il semibanale che cos'era? L'altra volta era l'unione di tanti rettangoli, ciascuno con il valore. Adesso qual è il caso semibanale? Il caso semibanale è l'unione di tanti parallelepipedi, di tanti mattoni, magari diversi gli uni dagli altri. Il caso generale come si tratta? Si tratta approssimandolo dall'alto e dal basso mediante un sistema di mattoni. Quando i mattoni diventano abbastanza fitti, si può immaginare che la stima dall'alto e dal basso siano vicine e il valore comune a cui tendono è l'integrale. Quindi diciamo, l'interpretazione geometrica non c'è più, però potete pensare a questa interpretazione di tipo fisico. Almeno se la funzione è positiva, pensate che sia una densità, è già per fatto. Ok, se la funzione è un po' positiva, un po' negativa, boh, pensate a qualcos'altro che possa essere anche negativo, tipo una carica elettrica. Adesso voi forse siete più familiari con i mattoni e i pilastri di cemento piuttosto che con i campi elettrici, però capite che il discorso è sostanzialmente lo stesso. Va bene, quindi questo qui contiene anche, insomma, quello che abbiamo fatto qui questa è in fondo la definizione di integrale trito. Quindi se vogliamo elencare quali sono i passaggi fondamentali della definizione, c'è il caso banale, che è un mattone, c'è il caso semibanale, che sono tanti mattoni, anche diversi per dimensioni e densità, e questo segno banale, e c'è il caso generale, insomma, in cui si definisce l'integrale inferiore e superiore, approssimando con unioni finite di mattoni. Tutto qua. Ecco, qui c'è in fondo lo stesso discorso che c'era in due variabili. Quando vado ad approssimare, in che senso l'approssimazione può essere per eccesso? Nel senso che all'interno di ogni mattone sono costretto a prendere una densità più grossa di quella che c'è. Volendo prenderla uniforme, la devo prendere più grossa di quella che ci può essere all'interno. E poi sforo anche ai lati, perché se la figura è fatta male, volendola approssimare con dei mattoni che sono, diciamo, dritti, devo sforare ai bordi se voglio un'approssimazione dall'alto e stare all'interno se voglio un'approssimazione dal basso. E questo è quello che concerne la definizione. Vabbè, senza ulteriore indugio passiamo alle tecniche di calcolo.
cioè le formule di riduzione. Cosa dicono queste tecniche di calcolo? Vuoi fare un integrale triplo? Fai tre integrali semplici. E questa è la formula. Allora, prendiamo il caso in cui A è un parallelepipedo. Quindi ora l'insieme A è un parallelepipedo. È un parallelepipedo come parallelepipedo con i piani paralleli ai piani, insomma, degli assi. Quindi sarà un intervallo AB per un intervallo CD per un intervallo EF. Cosa vuol dire quando indico questa cosa qua? Vuol dire che la coordinata X varia tra A e B, la coordinata Y varia tra C e D e la coordinata Z, che è la quota, varia tra F. E quale sarà mai la formula per il calcolo di un integrale triplo? Integrale triplo sull'insieme A di F, di X, Y, Z, non so perché ho scritto D, Z, di X, di Y, di Z. Cosa sarà mai secondo voi? L'integrale tra A e B in dx, dell'integrale tra C e D in dy, dell'integrale tra E e F in dz e la funzione F di x, y, z. Oh, non farete fatica a capire perché io questa formula la chiamo 3 uguale 1 più 1 più 1. Un integrale triplo è stato ridotto come, diciamo, fare in successione tre integrali singoli. Oh, questo è un modo di farlo. Quanti altri modi ci sono di farlo? Cioè, non c'è nessun modo, non c'è nessun motivo per cui l'integrazione in dz debba essere la più interna, poi debba venire quella in y e poi quella in x. Quindi di questa formula ci sono quante versioni? Quante? Ho tre possibili scelte. Tre possibili scelte per la variabile più interna. Variabile più interna. Cioè, in questo caso c'è la z, però al posto della z potevo mettere la x o la y, quindi ho tre scelte per questa. A questo punto fuori me ne rimangono due, cioè le altre due variabili che non ho usato, e due possibili scelte per quella intermedia, e a quel punto l'ultima. E a quel punto l'ultima è obbligata, d'accordo? Quindi ci sono sei modi possibili per fare un integrale, usando questa formula, ovviamente se l'insieme è un parallelepipedo, facciamo un esempio. Prendiamo il parallelepipedo, che ne so, 0,1 per 0,1 per 1,2, andiamo a integrare f di x, y, z uguale z più xy. Quindi dobbiamo fare l'integrale triplo sull'insieme A di z più xy dx dy dz. E questo cosa diventa? Allora, intanto, avendo una somma, forse ci conviene
spezzarlo direttamente nella somma di due integrali, così evitiamo di portarci tanta roba avanti. Quindi questo è l'integrale triplo su A di Z più l'integrale triplo su A di xy in dx dy dz. Quindi dobbiamo calcolare questi due integrali. Ok, calcoliamo l'integrale di xy. Allora, cosa possiamo dire? Applicando la formula di riduzione, diventa tra 0 e 1 in dx, poi tra 0 e 1 in dy, poi, cosa devo scrivere qua? Z varia tra 1 e 2, quindi tra 1 e 2 in dz, e la funzione da integrare è xy. Cosa possiamo fare ora? Questa prima integrazione che devo fare è rispetto alla variabile z. Quindi x e y sono numeri e possono uscire. In realtà possono uscire y, può andare qui, x può andare addirittura all'integrazione in dx, perché x è costante anche quando farò l'integrazione rispetto a y. Quindi se mi voglio fare curvo, questo lo porto addirittura là. Quindi questo diventa l'integrale tra 0 e 1 di x in dx, dell'integrale tra 0 e 1 di y in dy, dell'integrale tra 1 e 2 di 1 in dz. Mi raccomando, 1 qui non mi mettete 0, che sennò macello. Adesso questo quanto fa? Questo fa la lunghezza della zona di integrazione, perché l'integrale di 1 su una certa zona, questo fa la lunghezza della zona di integrazione. E quindi 2 meno 1, cioè 1. Quindi questo fa 1. E quindi questo diventa l'integrale tra 0 e 1 di x in dx, per l'integrale tra 0 e 1 di y in dy, e volendo adesso è diventato un integrale doppio, quindi questi qui dovreste saperli fare, ma comunque lo facciamo. Cosa devo scrivere qui? Y quadro mezzi fatto tra y uguale a 0 e y uguale a 1, quindi questo diventa un mezzo per l'integrale tra 0 e 1 di x in dx, e quindi questo è un mezzo per x quadro mezzi, fatto tra x uguale a 0 e x uguale a 1, questo diventa di nuovo un mezzo e questo fa un quarto. Quindi il primo pezzo fa un quarto. Adesso devo fare l'integrale di z. Devo fare l'integrale di z sull'insieme A. L'integrale sull'insieme A di z in dx, dy, dz, questo cosa è uguale? Integrale tra 0 e 1 in dx, dell'integrale tra 0 e 1 in dy, dell'integrale tra 1 e 2 in dz, e la funzione è z. Come lo faccio questo integrale? Devo fare la primitiva rispetto alla variabile z. Quindi la primitiva rispetto alla variabile z è z quadro mezzi. Questo diventa l'integrale tra 0 e 1 in dx dell'integrale tra 0 e 1 in dy. Devo fare la primitiva rispetto a z, z al quadrato mezzi, fatta tra z uguale a 1 e z uguale a 2. Questa è la primitiva rispetto a z. Va bene, metto 2, diventa 4 mezzi meno un mezzo fa
7 mezzi. No, 4 mezzi meno un mezzo fa 3 mezzi. Quindi questo qui, 4 mezzi meno un mezzo fa 3 mezzi. Cosa devo mettere qui come funzione integranda? 3 mezzi l'ho portato fuori, quindi qui è come se ci fosse 1. Adesso è chiaro che questo potreste farlo con le primitive, ma è il caso di farlo questo calcolo. Cosa diventa questo? È l'area del quadrato 0,1 per 0,1. Quindi questo qui è 3 mezzi per l'area del quadrato 0,1 per 0,1, che ovviamente è 1, per cui questo è 3 mezzi. Quindi in conclusione un pezzo è venuto un quarto, prima, un pezzo è venuto 3 mezzi, in conclusione l'integrale triplo sull'insieme A di z più xy, dx, dy, dz, fa 3 quarti, 3 mezzi più un quarto, e quindi questi 7 quarti. Insomma, questa formula non ha nulla di nuovo rispetto a quanto già sapevate, cioè quanto potevate immaginare sulla base di quello che succedeva in due variabili. Allora, adesso facciamo ancora un secondo esempio. Quanto fa questo? E questo fa 0. Perché? E non dite perché era troppo brutto per doverlo fare. Questo fa 0. Perché fa 0? Allora, se voi lo impostate così, questo diventa l'integrale tra meno 1 e 1 in dx, dell'integrale tra 0 e 1 in dy, dell'integrale tra 0 e 3 in dz, e qui c'è da fare la cotangente, questa sarebbe l'impostazione che viene in mente di fare. Allora, da qui si vede che è 0. Si vede esattamente come si vedeva prima, volendo, cioè se uno non lo vedeva prima non lo vede di certo da qua. E non solo, bisognerebbe fare questa integrale qua rispetto a z, che si fa, per carità, però se si può evitare si evita. Allora, così non si vede molto. Però io lo posso impostare così. Posso impostarlo ecco, adesso dovrebbe essere più evidente, e se non lo è c'è qualcosa che non va. Diciamo, come funzione della x, come funzione della x è come se fosse
Non fatevi offuscare dai nomi delle variabili, è come fosse arco tangente di kx. Cioè, y e z sono costanti, quindi y z lo posso chiamare k, è un numero. Vedendolo come k lo vedete più come costante, quindi questa come funzione della x è come? È una funzione dispari. È come se fosse, dunque, è una funzione dispari. Una funzione dispari, quindi simmetrica, è quindi niente, è integrata, è integrata su meno 1, 1, quindi su un intervallo che è simmetrico, quindi funzione dispari integrata su un intervallo simmetrico, questa integrale fa 0. Dunque, l'integrale in dx viene 0. È chiaro? Interpretando la formula di riduzione non nella maniera bovina x, y, z, ma nella maniera z, y, x, ci troviamo come prima cosa da fare un'integrazione simmetrica. Quindi questo viene 0 e a quel punto quegli altri, chi se ne frega cosa fanno, vengono 0. Quindi è importante sapere vedere le simmetrie. Me ne scrivo qualcun altro, vediamo se vedete le simmetrie dove ci sono. Quale di questi è nullo? Il primo viene 0 e gli altri due che segno hanno? Perché sono integrali di funzioni positive. Se qui ci fosse stata l'integrale di y non veniva 0? No, perché la funzione y su questo insieme è positiva. Se qui ci fosse stata l'integrale di z, veniva comunque positivo perché la funzione era positiva. Questo qui invece viene 0 perché x tra meno 1 e 1 ha integrale nullo. Quindi posso pensare di avere in fondo da fare per prima l'integrazione di dx e quella mi viene nullo. Vabbè, calcoliamo uno di questi due per esercizio. Calcoliamo quello di e alla y. Per vedere come... Vabbè, si può fare in tanti modi, però. Integrale triplo su A di e alla y in dx dy dz. Ecco, adesso qui è questione di gusti come mettere le variabili. Si possono mettere in maniera che l'integrazione rispetto a y sia la prima che si fa, così ce la si toglie dai piedi, oppure si può fare in maniera che sia l'ultima. Qui è questione di gusti. C'è una maniera che sia la prima da fare. Quindi cosa scrivereste qua? La prima vuol dire che è la più interna, quindi qui uso delle altre variabili, uso x o z, scegliete x, quindi tra meno 1 e 1 in dx, qui l'integrale tra, cosa metto? Tra 3 e 4 in dz, e qui tra 0 e 2 in dy, di e alla y. Capite? Mi sto giocando la libertà di fare le tre integrazioni nell'ordine che più mi pare. Questo cosa diventa? Integrale tra meno 1 e 1 in dx, l'integrale tra 3 e 4 in dz. Qui devo fare la primitiva che diventa e alla y,
fatto tra y uguale a 0 e y uguale a 2, questo diventa e quadro meno 1, no, non così, e quadro meno 1, che moltiplica l'integrale tra meno 1 e 1 in dx dell'integrale tra 3 e 4 in dz. Adesso cosa scrivo qui? E quadro meno 1 per l'area del rettangolo meno 1, 1 per 3, 4. Quest'area è chiaramente 2, quindi questo diventa 2 volte e quadro meno 1. E vabbè, nel tempo e nello spazio rimasto facciamo quello di z quadro. L'integrale triplo su A z quadro dx dy dz, e questo è tra meno 1 e 1 in dx y da 0 a 2 e z tra 3 e 4 in dz, la funzione z quadro. Quindi questo cosa diventa? Tra meno 1 e 1 in dx, tra 0 e 2 in dy, e qui devo scrivere z cubo terzi fatto tra z uguale a 3 e z uguale a 4. Quindi questo diventa 64 meno 27 terzi, che fa 37 terzi, quindi questo qui è 37 terzi, per, ormai avete capito? Questa diventa l'area, quindi per 4. Va bene. Prossima ora vediamo le formule 2 più 1 e 1 più 2.